La Lega ha presentato oggi le sue iniziative sulla giustizia, per una giustizia più giusta. Tre proposte di legge: abolizione dell'obbligatorietà dell'azione penale, riportare le indagini preliminari agli organi di polizia e soprattutto far scontare ai cittadini extracomunitari il carcere nel loro paese. È l'unica vera soluzione al sovraffollamento delle carceri. Abbiamo deciso poi anche di aderire a 4 referendum proposti dai radicali: separazione delle carriere, magistrati fuori ruolo che tornano in ruolo, responsabilità civile dei magistrati, oltre all'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti. Bisogna andare, parlarci e spiegare loro le ragioni. Io l'avevo fatto da Ministro dell'Interno, avevo fatto per tanto tempo il Ministro degli Esteri, di fatto, nei paesi del Maghreb, facendo accordi bilaterali che avevano funzionato. C'è un accordo quadro europeo che già consente questo, cioè il trasferimento dei detenuti, parlo dell'Unione Europea, nei paesi d'origine con il consenso però del detenuto, il che significa che in certi paesi non funziona. Però gli accordi bilaterali possono, secondo noi, superare anche questo limite e quindi noi vogliamo una legge che impegna il governo a fare questo e che impone e che statuisce questo principio nel rispetto dei diritti del detenuto, ovviamente, ma la regola è semplice: tu sei custodia cautelare, vai nel tuo paese, quando c'è il processo ritorni qua e segui il processo, dopodiché ritorni nel tuo paese, hai la condanna definitiva, invece che stare qui vai nel tuo paese. Ci vuole una legge per la solennità del documento e poi gli accordi bilaterali là dove servono, però è la soluzione al problema del sovraffollamento delle carceri, è la soluzione. E quindi Parlamento e Governo si devono attrezzare per trovare la modalità, la procedura per dare attuazione a questa soluzione. A noi interessano i cittadini e la questione di una giustizia giusta riguarda tantissimi cittadini che oggi soffrono per una giustizia lenta, per una giustizia che sbaglia e soprattutto quando sbaglia i magistrati non rispondono dei loro errori. Nell'ordine normale delle cose in Italia, che si parli solo delle cose che fanno eccezione o che fanno rumore, c'è una situazione diffusa, come abbiamo sentito anche, di cittadini che non finiscono sulle prime pagine dei giornali, che subiscono però i danni gravi, no? 20 anni di impossibilità di svolgere l'azione politica e poi è stato assolto e condannato il PM. E poi c'è la giustizia negata sui tempi, è per questo che abbiamo aderito al referendum, quello sul rientro dei magistrati fuori ruolo, che può sembrare un accanimento nei confronti dei magistrati che fanno altre attività. Non è così. Magistrato, uno vince il concorso di magistrato, deve fare il magistrato, non può andare a fare il capo di gabinetto in qualche ministero, deve rimanere lì e rimpinguare gli organici, perché questo significa una giustizia più efficace, una giustizia più rapida. Quindi tutti questi referendum, i tre più uno a cui abbiamo aderito, vanno esattamente in questo senso. Una giustizia più giusta, non solo non per i VIP, ma per i cittadini. A noi interessano i cittadini, non i VIP. I VIP risolvono la questione come credono, ma a noi interessano i cittadini. E questi referendum e le nostre iniziative vanno esattamente in questa direzione.